Maria, buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Oggi è venerdì 14 maggio, è venerdì e quindi è giorno dedicato alla passione di Gesù. Mi raccomando, con l'astinenza delle carni. Queste sono le mie due raccomandazioni per il venerdì. Conosco anime che lodevolmente fanno il digiuno a pane e acqua il venerdì, come la Madonna chiede, ma soprattutto raccomando a tutti, ma proprio a tutti, che si faccia l'astinenza dalle carni il venerdì, che a tavola, a colazione, pranzo e cena, non si metta roba legata alla carne, neanche gli insaccati. E poi a tutti quelli più generosi tra di voi, oltre ai tre rosari, venerdì raccomando la recita della Via Crucis. Della Via Crucis, ecco, perché è molto importante che il venerdì meditiamo la passione di Gesù, e questo non solo nei venerdì di Quaresima, ma ogni venerdì, ecco. E questo è il venerdì dopo il 13 maggio. Ieri è stata la festa della Madonna di Fatima. I numeri di ascolto della messa e dell'omelia sono stati veramente sorprendenti. Vi sono grato, il trend è sempre più in crescita. Voglio darvene notizia, come di tanto in tanto faccio, con i dati statistici di Radio Domina Nostra. Nell'ultimo mese siamo arrivati a quasi a 1.000 like in nuovi inseriti nella pagina. È veramente un record. Se continua così diventa problematico quasi. Quasi 1.000 nuovi like. Le interazioni con il post raggiungono 629.587, con un trend dell'11% in più. E le persone raggiunte superano il 30% in più rispetto al mese scorso. Siamo nell'ordine di esattamente 743.307 persone. Le persone che seguono la pagina sono 65.992 e i like sono giunti a 50.402. Ecco, quindi è un trend in crescita, ringraziamo la Madonna per questo. Nel contesto di questo volevo farvi presente che questa sera alle 21.15 ci sarà una catechesi. Abbiamo fatto un po' di pause, però perché la messa nei giorni scorsi è stata solenne, poi è finita anche abbastanza tardi, quindi bisognava poi anche prendere una pausa lodevole. Invece questa sera alle 21.15 ci ritroviamo, c'è già il post pronto su Radio Domina. Vi prego di condividere, come io vi sempre vi dico, condividete, 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 perché, come vedete, con la vostra collaborazione, i like che mettete, sia sul profilo Facebook che poi su YouTube, iscrivetevi, fatevi portavoce anche di questo invito a iscriversi sul profilo Facebook di Radio Domina, ma soprattutto su quello YouTube, dove ormai andiamo quasi sempre in diretta. Questa sera alle 21.15 ci aspetta quella catechesi che avremmo dovuto fare questa settimana, mi pare lunedì o martedì, e che invece è stata sostituita da ciò che è accaduto in Germania con le benedizioni delle coppie gay. Perciò, siccome il tema per me è importante, lo riprendo questa sera. Allora, il titolo della catechesi di questa sera è quello della settimana corrente, il terzo segreto di Fatima: verità, menzogna, manipolazione. Quindi mi raccomando, passate voce, condividete e soprattutto voi non mancate a questo appuntamento su YouTube, dove vi invito a iscrivervi se ancora non l'avete fatto, perché iscrivendovi vi arriverebbe, almeno speriamo, la notifica. La sigla, che così tanto vi è piaciuta in questi giorni, non è andata più in onda perché stiamo avendo problemi tecnici di un certo rilievo e noi non siamo tanto esperti, abbiamo bisogno sempre di una consulenza tecnica. Speriamo di poterla avere al più presto. Volevo poi ringraziare particolarmente, anzitutto, Francesca Gelmini e Maria Carmen Sois per la statua molto bella di San Pietro che mi hanno fatta pervenire. Ce l'ho qui a casa con me. E vi ringrazio, carissime figliuole, Francesca e Maria Carmen, per questo bel gesto d'affetto nei miei confronti che mi avete mostrato. E poi ieri ci è arrivato un pacco genere alimentare e dei prodotti per l'igiene da parte del dottor Francesco Ieraci. Grazie, dottor Ieraci, per questo gesto di solidarietà, di carità e di vicinanza. E c'è gente come molti di voi che si rende conto che Dominutella, oltre alla portare avanti il progetto di Piccola Nazareth e di Radio Domina, c'ha anche, soprattutto direi, 15
15 persone da portare avanti, ecco, che lavorano, nel senso che fanno le corone del rosario, si stampano i testi. Si lavora tanto a Piccola Nazareth, ma la retribuzione ovviamente non è statale per ovvie ragioni, né statale né ecclesiale. E quindi questi gesti d'amore che fate, noi li interpretiamo proprio come dono dello Spirito Santo, come dono di grazia, come un segno d'amore della Madonna. Quindi, dottori Eraci, e quanti ancora intervenite a farci pervenire pacchi, con roba da mangiare e così via, guardate che veramente questo è un gesto di grande, grande solidarietà che noi. Accogliamo veramente come se ce lo mandasse la Madonna stessa. Talora sembra a noi di vivere quello che vivevano le comunità di una volta quando si affidavano talmente alla provvidenza e poi spesso si bussava alla porta e trovavano il cibo. E qui accade la stessa cosa. Ieri sono arrivati questi pacchi generi alimentari. Avevo visto questi a cena, ma non sapevo chi fosse, diciamo, il benefattore. E ci sono anche prodotti per l'igiene, anche quelli sono molto importanti perché. Ecco, c'è gente come il dottor Ieraci che si rende conto che, per esempio, in una comunità di 15 persone l'acquisto di prodotti per l'igiene, dai saponi ai detersivi e così via, comprendono una spesa veramente notevole. Ecco, veramente notevole. La comunità è costituita, come penso sappiate, da 13 consacrate, tutte adulte, diverse delle quali laureate, contente di questo cammino, visto che tanti insistono col dire che io le tengo prigioniere. Vabbè, sono i luoghi comuni che devo andare avanti, chissà perché, chissà perché. E due consacrazioni maschili, Giovanni e Biagio, che tutti voi conoscete, 13 e 2, 15, con me 16, anche se io poi faccio una vita comunque un po' più appartata, e quindi, diciamo, da questo punto di vista non peso direttamente sulla comunità, però ecco, questi gesti veramente esprimono grande solidarietà. Grazie a tutti quelli che vi interessate di farlo. Poi ancora oggi inizia la novena di Pentecoste perché. Siamo nel bel mese di maggio dedicato alla Madonna e ieri è stata la festa della Madonna di Fatima con numeri notevolissimi di ascolto nella messa. Ma vi ricordo che il mese di maggio adesso ha delle tappe anche molto molto importanti perché domenica l'altra, non questa, l'altra ancora, 23 maggio, è la solennità di Pentecoste e oggi sono 9 giorni da domenica prossima, quindi inizia la novena dello Spirito Santo, che no, della Pentecoste, che noi dobbiamo fare tutte queste novene, i tridui, eccetera, dobbiamo, fiori cari, realizzarle perché la preghiera oggi più che mai è preziosa per andare avanti, ecco, per andare avanti. E vi ricordo peraltro anche che molti stanno facendo la novena che è iniziata ieri a Santa Rita da Cascia. Sabato l'altro 22 maggio sarà Santa Rita. Bene, mi pare di aver detto tutto. Vi ricordo ancora questo appuntamento di stasera. È molto importante. Dobbiamo approfondire questa questione del terzo segreto di Fatima. Che cosa veramente diceva, che cosa trasmetteva, che cosa intendeva dire. E a tal riguardo vi do un'anticipazione di questa catechesi di stasera con l'intervista fatta a Suor Lucia di Fatima, l'unica secondo me veramente degna di nota, che io riporto nel mio libro, niente meno che uno dei primi con Vita e con Fede e Cultura, La falsa Chiesa e il suo destino, è uno dei miei primi libri da me scritti quando ancora non ero noto come adesso. E in questo libro io già in qualche modo mi davo da fare per poter far conoscere il messaggio di Fatima, il terzo segreto di Fatima, al di là delle manipolazioni, perché il terzo segreto è stato manipolato e non da persone esterne. Dentro il Vaticano, la loggia massonica ha voluto a tutti i costi far credere che il terzo segreto era una cosa, quando in realtà è un'altra. E Benedetto XVI ha avuto il coraggio, nato, che nasce dall'umiltà, di mostrare qual è la verità sul terzo segreto di Fatima, che non è quello che finora, fino al 2010, per 10 anni si era creduto, anch'io ci avevo creduto. Cosa volete? Giovane prete, mi fido di chi sta in Vaticano e ho fatto male, ho fatto molto male. E Benedetto XVI ha smentito anche se stesso.
perché ha rivelato come stanno esattamente le cose, cioè il terzo segreto non è quello che hanno fatto credere. Il terzo segreto, secondo la versione che il Vaticano ha espresso, doveva riguardare l'attentato in piazza San Pietro di Giovanni Paolo II. E lì facevano credere che, siccome erano stati comunisti, allora la Madonna si riferiva ai comunisti. Pensate che tipo di manipolazione, ma stasera lo approfondiremo, che tipo di manipolazione ha avuto questa storia qui. Adesso vorrei farvi sentire in un attimo invece quello che il cardinale Ratzinger appunto ha detto nel 2000 sul terzo segreto di Fatima. Ascoltandolo vi renderete conto di Vorrei come stanno sapere le se cose. si può affermare che questo messaggio. Un momento solo, perché qui succede sempre di tutto purtroppo, Vorrei ahimè. sapere Un se momento si solo, ma è importante che lo ascoltiate. può affermare che questo messaggio concerna solo il passato, che la visione è ormai compiuta e che non c'è, per così dire, pericolo per il futuro. Penso di sì, perché naturalmente il martirio è una realtà presente in tutti i secoli, in questo senso concerne naturalmente anche il futuro, non c'è secolo senza martirio, ma qui si tratta di una storia molto specifica, di una storia di persecuzione, di una storia di violenza, di una storia di distruzione delle città, dell'essere umano. Penso che questo mondo delle distruzioni, delle violenze, delle guerre, culminante finalmente nell'attentato al Papa attuale, è il contenuto concreto positivo di questa visione che non indica il percorso della storia futura ci Ecco, indica avete un sentito? martirio Avete come sentito, parte figlioli di questo cari? secolo. E qui veramente incredibile, l'allora cardinale Ratzinger nel 2000, di fronte alla domanda di un giornalista che chiede se così il terzo segreto di Fatima riguarda ancora il futuro, Benedetto XVI, ancora cardinale, risponde no. Riguarda la distruzione, come avete sentito, non, lui dice penso, però era già, stasera lo preciserò meglio, lo traggo tutto questo dall'altro mio libro, Pietro, dove sei? Qui lui ha giocato una carta sottile, non ha detto no, ha detto penso, cercando di far capire così, miei cari figlioli, a chi doveva capire che comunque qualcosa non andava nella comunicazione, diciamo, del terzo segreto. Qualcosa non andava, ecco, e Benedetto XVI ha avuto il coraggio di rivelare che non era così, mentre nel 2000 dice queste cose. Vediamo adesso che cosa Papa Benedetto XVI dice invece a distanza di 10 anni. Dalla dichiarazione del 2000, e lui invece 5 anni dopo la elezione a Papa, recandosi a Lisbona, dice che cosa esattamente pensa sul terzo segreto di Fatima. Vediamo se è questo, Oggi ascoltiamo. lo vediamo in un modo veramente terrificante, che la più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa e che la Chiesa quindi ha profondo bisogno di rimparare la penitenza, di accettare la purificazione, di imparare da una parte il perdono, ma anche la necessità della giustizia. È il messaggio eterno di Fatima, il senso di quel terzo segreto che raccontava di persecuzioni e martirio, di autentica passione per la Chiesa e i suoi pastori. Benedetto XVI, 10 anni dopo la divulgazione dell'ultima parte del messaggio consegnato dalla Vergine ai tre pastorelli nella cova d'Airia, torna ad interpretare in chiave teologica la visione di sofferenza che avvolgeva la Chiesa. Lo fa a 10.000 metri di altezza, mentre sorvola la nube di cenere che ancora una volta oscura i cieli d'Europa. E parla della Chiesa, travolta dallo scandalo pedofilia, una Chiesa
offesa, dolente, afflitta dal peccato, che deve tornare all'essenziale, penitenza e preghiera per una conversione permanente fondata sulle tre virtù teologali, fede, speranza e carità. La lezione di Fatima, quella fede semplice incarnata dai piccoli, illumina ancora oggi la storia, anche quella di un paese come il Portogallo. Ecco, questo poi va sul Portogallo. Allora, avete sentito la dichiarazione di Benedetto XVI sull'aereo? È una parte, però quella più sorprendente la fa poi a Fatima, quando dice: sbaglierebbe chi pensasse che il terzo segreto è solo alle nostre spalle. Quella è la più forte come dichiarazione, la fa a Fatima. Il terzo segreto è ancora dinanzi a noi, però già sull'aereo, come avete sentito, smentendo se stesso, e questo è atto di grande coraggio, e sebbene nel 2000 comunque lui non dice il terzo segreto si è realizzato, ha detto penso, lasciando quindi intendere un margine. Benedetto XVI è stato uno stratega del pensiero e della comunicazione, ecco. E invece sull'aereo nel 2000 dice, nel 2010 dice che il terzo segreto è dinanzi a noi e che riguarda la Chiesa, nemici interni alla Chiesa. Lì le mura vaticane hanno veramente tremato. Pochi hanno saputo cogliere la portata storica di questa autosmentita di Ratzinger Benedetto XVI. Ma in realtà forse, anzi non forse, certamente da quel momento è cambiato un po' tutto, perché Papa Benedetto XVI, che già con la Summorum Pontificum era piuttosto preso di mira, con questa dichiarazione del 2010 praticamente si avvia all'isolamento totale. La massoneria presente dentro il Vaticano lo isola, lo accerchia, comincia sempre più, avvia un processo di come dire, bombardamento mediatico contro il Santo Padre. Si scatena la questione del fratello Georg, che poi si scopre essere stata tutta una strumentalizzazione, e Benedetto XVI col fratello pedofilo, e chissà se anche lui, capito, questi giornaloni che oggi osannano Bergoglio, e ancora Benedetto XVI viene indagato dalla Corte Internazionale di Strasburgo a riguardo della sua dichiarazione sull'uso del preservativo come forma di protezione dall'AIDS. E diverse altre cose che sappiamo, non è qui il caso ogni volta di ripeterle, che lo hanno esposto a questa persecuzione dovuta, a mio avviso, proprio a questa dichiarazione. Infatti il titolo di questa rubrica mattutina di Santi e Caffè è proprio l'autosmentita di Ratzinger trattino Benedetto XVI su Fatima, l'autosmentita, perché nel 2000 ha detto una cosa cavalcando quello che tutti volevano intendere, e nel 2010 invece ne ha detto un'altra. Non mi pare di trovare, almeno nel Novecento, una roba simile in altri uomini di Chiesa che poi addirittura sono divenuti pontefici. Quindi noi questa sera approfondiremo la questione, ma certamente, miei cari figlioli, io nei miei libri ne ho trattato, nella Falsa Chiesa e il suo destino, I tempi di Maria, Pietro dove sei, come vedete, per chi legge i miei libri, è un tema che mi sta a cuore, questo di Fatima, perché è la luce che illumina il significato del tempo che viviamo. La questione sul comunismo, e concludo per oggi, guardate quanto è stato furbo, come sono stati furbi questi massoni della Chiesa. La questione del comunismo la Madonna la tratta nel secondo segreto. Voi sapete che i segreti sono tre: il primo riguarda l'inferno, il secondo riguarda la seconda guerra mondiale e appunto l'avvento del comunismo e tutti i danni che il comunismo avrebbe fatto, e il terzo invece riguarda l'apostasia della fede e l'anticristo con un falso papa. Ecco, cosa ha fatto la massoneria? Giocando d'astuzia, ha preso il contenuto del secondo segreto, quello sul comunismo, e lo ha trasportato nel terzo, facendo credere che quindi il terzo segreto riguardasse la persecuzione dei comunisti nei confronti della Chiesa, culminata nell'attentato in Piazza San Pietro del 13 maggio 81 di Giovanni Paolo II. Nel frattempo si viene a scoprire che nessuno ci ha mai creduto veramente che sono stati i comunisti a sparare a Wojtyła, e che il nunzio apostolico in Bulgaria rivela al giornalista del Corriere della Sera che l'attentato è maturato dentro le mura vaticane e che i comunisti non c'è
c'entrano proprio nulla col terzo segreto di Fatima, perché il terzo segreto di Fatima riguarda qualcosa di peggio dei comunisti, riguarda la massoneria ecclesiastica, vescovi, cardinali, falsi papi, tutti al soldo dei poteri forti mondiali per tentare di distruggere la Chiesa. A me fa veramente... mi provoca dolore vedere gli attacchi che subisco, sono l'unico che parla con chiarezza, eppure vedere questi poveri, poveracci dei tradizionalisti che, siccome si sentono rimproverati da sottoscritto, mi attaccano fino a ieri, ho saputo quello, in una maniera incredibile. I bergogliani tacciono nello studiare come farmi fuori fisicamente, e quegli altri invece vomitano veleno. Insomma, qui veramente mi sembra che noi siamo rimasti soli per aver deciso di rimanercene cattolici. Ecco, avrebbero dovuto allearsi con sottoscritto, perché dico cose che sono sotto gli occhi di tutti, le motivo, è inutile poi diffamare, sono sotto gli occhi di tutti, contra factum non vale t'argomento. Ma hanno preso quindi il secondo segreto e l'hanno applicato al terzo, facendo credere a tutti i bacchettoni come lo ero io. Anche io ero nel 2000 un bacchettone, che il terzo segreto di Fatima riguardasse la congiura comunista contro la Chiesa cattolica culminata nell'attentato di Piazza San Pietro. Né è vero che il terzo segreto riguarda questo, né è vero che sono stati i comunisti a sparare a Giovanni Paolo II. Allora, questa sera poi noi approfondiremo, condividete il post. Intanto adesso abbiamo spazio per un paio di telefonate. Il numero telefonico lo trovate in sovrimpressione, ve lo ricordo, 349-410-1638, potete chiamare ovviamente per questo, per altre ragioni legate ai temi che trattiamo, e non vi aspettavate forse che finivo così ex abrupto la catechesi mattutina. Ecco, qui c'è già la prima telefonata. Bene, pronto? Buongiorno e salutato Gesù Cristo, don Alessandro. Sempre sono Riccardo e adesso sono in Toscana, ma ti ho chiamato dalla Germania altre volte. Sì, sì. Allora, bellissimo poter parlare con te stamani. Grazie. Allora, intanto al piccolo resto volevo dire una cosa che a mio avviso è molto importante nei tuoi confronti. Che poi è rivolta anche ai tradizionalisti, agli una come tutti, che non si riesce ad amare profondamente don Alessandro Minutella fino a che non si capisce come è salito e sale ogni giorno sulla croce. Questa è la prima cosa, secondo me, sì, importantissima, sì, da dire. Questo ma non è un voler osannare o voler adulare, è la realtà, è la pura e vera realtà. Sì, poi sì. Un'altra cosa, quando hai fatto la... scusami se ti do del tu, ma... No, non preoccuparti. Ti voglio tanto bene. Allora, l'altra sera, quando hai fatto la catechesi su quello che sta succedendo in Germania, no? Sì. Lo scisma a tutti gli effetti, hai visto cosa c'è scritto sotto quell'immagine della parrocchia con il prete che benedice, il sacerdote che benedice le coppie con la bandiera arcobaleno, eccetera? Sotto c'è scritto Liebe gewinnt. L'amore ha vinto. Che in tedesco vuol dire l'amore vince, no? E questa è proprio la dimostrazione, dovrebbero capirlo anche gli Unacum a questo punto, è proprio la dimostrazione che l'odio a Gesù Cristo diventa strumento e bandiera di verità per loro, sì, per i modernisti, sì, per i massoni. Questo volevo dire, perché mi sembra molto importante. Grazie, a grazie. Quello che vede, questo è ancora peggio quello che viene scritto sotto, certo. È proprio la dimostrazione dell'apostasia e della falsità. Certo, certo. Grazie di cuore Riccardo, Dio ti benedica con tutto il cuore. Ecco, ringrazio Riccardo della parola di affetto mostrata all'inizio, ma io vedo veramente un clima di grande odio che sempre più si struttura intorno alla mia persona, e questo perché anche il mondo tradizionalista si è venduto per ragioni di prestigio personale, di potere, di poltrone da custodire, di salotti da spolverare, e non hanno voluto vedere la verità. Una potenza d'inganno ormai li domina, peggio forse persino dei bergogliani stessi. Questi contestano quello che accade, però stamattina hanno celebrato messa. Io lo trovo incredibile, guardate, trovo questo atto qui di un'ipocrisia peggiore di quella dei farisei. Contestano, ma vanno all'altare a dire al Padre Eterno
governo sono in comunione con Papa Francesco. Lo trovo veramente qualcosa di inaccettabile, di incredibile. Pronto? Si è lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Io volevo sapere Chi sei? qualcosa. Sono Stefania. Dimmi pure, Stefania. Telefono da sotto Roma, Sì. la zona del Grande Prelato forse. Questa storia del grande prelato rimane impressa in tutti, eh. Sì, perché è una speranza bella. Certo. A proposito delle persecuzioni, di cui lei ha parlato e anche scritto, per i fedeli, la Chiesa, quella degli ultimi tempi, io volevo capire meglio, magari l'ha già spiegato, ma volevo capire meglio di che cosa si intende, cioè non di sangue, cioè io non ho ben capito questo punto. Chiaro, chiaro. Io ho C'è il capito la martirio? domanda. Ho capito la domanda. Sì. Ti rispondo per telefono, va Va bene? bene, Dio ti grazie. benedica. Buona giornata, Anche eh. a te. Ecco, tutti questi temi che voi chiedete, su cui voi ponete questioni, per esempio quella sul grande prelato, e adesso molto di più la domanda su che cosa accadrà a quanti rimangono fedeli, poniamo al Papa Benedetto XVI e poi al grande prelato, se ci sarà una persecuzione, di che tipo sarà. Vorrei dirvi, e non è pubblicità e neanche propaganda, è perché poi possiate approfondire, perché verba volant scripta manent, le troverete tutte queste risposte nel mio libro di ormai di immediata uscita. Sta per uscire il mio libro sull'Apocalisse, che come sottotitolo, pensate, ho deciso di mettere questo sottotitolo qui: Il Vangelo per i nostri giorni. Ma naturalmente la frase va capita: il Vangelo è Vangelo per sempre, ma l'Apocalisse è il Vangelo per i nostri giorni, nel senso che non possiamo ignorare questo ultimo libro della scrittura, perché veramente, se ha sempre dato luce a tutte le generazioni di credenti, non c'è alcun dubbio che Giovanni, che da apostolo e testimone diventa anche profeta, una tradizione, la leggevo nei giorni scorsi, dice che Giovanni si trova nell'isola di Patmos perché Domiziano lo fa arrestare, lo manda ai lavori forzati, ma un'altra tradizione dice che invece lui, Giovanni, va spontaneamente a Patmos per incoraggiare i credenti e dare loro una parola di speranza. Io ho raccolto in sintesi tutto quello che ho citato. Guardate, nel mio libro cito almeno una quindicina tra i più importanti libri attuali sull'Apocalisse. I due grandi esegeti, Ugo Vanni e Giancarlo Biguzzi, ma poi mi riferisco a Don Dolindo Ruotolo, al libro assolutamente importante di Don Divo Barsotti sull'Apocalisse, e poi ancora altri testi di esegeti, di santi, di mistici, per cercare di far capire che veramente quello che è il nostro tempo è il tempo precipuo dell'anticristo, della bestia, eccetera. Allora, per quello che riguarda la persecuzione, io lì poi l'ho preciso. Io scrivo più volte che no, non credo che si arriverà al versamento di sangue. Naturalmente, io nel mio libro sull'Apocalisse, La Sinfonia dell'Agnello, Il Vangelo per i nostri giorni, così si chiama il libro, do parola perché non mi sento all'altezza di questi titoli. A Don Divo Barsotti, a Don Dolindo Ruotolo, soprattutto a Ugo Vanni e così via, ma e poi anche ho voluto ascoltare voci e pareri discordanti, ma poi do anche la mia interpretazione personale. Che è matura nella preghiera e da un po' di mesi che lavoro su questo libro dell'Apocalisse, mi sono convinto nella preghiera, e ho scritto anche questo nel mio libro, che per rispondere alla domanda credo che non sarà una persecuzione di sangue, e questo forse vi fa tirare un sospiro di sollievo, e vi capisco. In realtà, perché non vi rilassiate oltre il dovuto? La persecuzione sarà peggiore di quella dei primi cristiani, ai quali tagliavano le teste e questi martiri andavano in paradiso. Qui ci aspetta un tempo che già stiamo vivendo di coscrizione, di anche di ghettizzazione, saremo ghettizzati, si potrà finire in carcere, saremo ritenuti fuori legge, e ci saranno tantissime. Quando mi dicono: padre, i numeri aumentano, guardate, io ve li cito perché è giusto dare merito anche ai collaboratori, ma guardate che non mi faccio illusione, quanti tra di noi andranno via?
Ma quanti faranno la fine degli Unacum, che sono paralizzati e mummificati perché non hanno ora voluto perdere le poltrone, i titoli, il buon nome, eccetera? Faranno una fine che solo Dio lo sa. Ma quanti tra di noi, quando verrà l'ora, se ne andranno perché non avranno, non ameranno Gesù Cristo? Più delle poltrone, più delle sicurezze e più di tutto il resto. E io credo che a questo ormai più o meno ci siamo. È un martirio quindi della infamia, un martirio della derisione, un martirio della persecuzione mediatica. E forse qualcuno che vi sta parlando da tutto questo, per il vostro impegno nella fede, ci è già passato prima di voi per dimostrarvi che con l'aiuto della donna vestita di sole, il capitolo 12 Apocalisse, i capitoli sono 22, 12 è proprio al centro e quindi è in una posizione strategica, e la donna vestita di sole, la Madonna, è Maria, se anche è la Chiesa, il nuovo Israele, ma è Maria ammantata di Dio che viene incontro, la donna vestita di sole, e ci aiuta e ci sostiene, come vedete che sta succedendo al sottoscritto. Bene, miei cari, concludiamo qui. Allora vi auguro una giornata piena di pace, di serenità, di gioia. Oggi è venerdì, astinenza dalle carni e più esercizio della Via Crucis. Noi ci si vede più tardi per la Santa Messa, e poi questa sera alle 21:15 approfondiamo il tema del terzo segreto di Fatima e delle incredibili manipolazioni di cui vi ho già parlato e del quale oggi vi ho stamane dato un saggio. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.